Amiche e amici trasformabili, bentornati a una nuova video recensione. Oggi parlerò del Deluxe Crosshairs. Sigla. Ed ecco Crosshairs in modalità veicolare. Allora, devo dire che come linea questa macchina sportiva mi piace abbastanza. Non sono un fan di motori e macchine, però comunque mi sembra una bella macchina. Ci sono parecchi parecchi particolari scolpiti. Purtroppo moltissimi di questi, la maggior parte, non sono evidenziati o colorati. L'unica cosa colorata che c'è è appunto questo disegno nero e verde, che però c'è solo da una parte, non c'è dall'altra, si interrompe bruscamente e vabbè. Molto bello che siano colorati i cerchioni argentati, davvero molto carino. I fanali sono di plastica trasparente, altro bel tocco. I finestrini sono in plastica trasparente e vengono usate due tonalità di verde. E non mi capisco il motivo. Vabbè, pazienza. La macchina non è male, rolla abbastanza bene. Da sotto vediamo praticamente la totalità del robot. Testa, petto, braccia, gambe e piedi. Con in più un'arma qui attaccata. Ci sarebbero altre due armi che si potrebbero agganciare alle mani, ma io preferisco lasciarle dentro all'abitacolo, come vedremo tra poco nella trasformazione. Come dimensioni siamo sui 12 centimetri e mezzo. Passiamo alla trasformazione. Passiamo alla trasformazione. Dunque, cominciamo dallo sganciare questi pannelli laterali, che non sono altro che le braccia, e sganciamo queste parti dietro da entrambe le parti. Sganciamo queste parti laterali. Sganciamo il cofano e togliamo le armi, togliamo anche questa. Ora, con la macchina così aperta, ruotiamo di 90 gradi le gambe, abbassiamo i piedi e estraiamo i talloni. La parte del tettuccio si abbassa. E le ruote si piegano all'indietro. Raddrizziamo un po' le gambe e il robot è praticamente finito. In realtà c'è un'altra cosa da fare, ma qui sta a discrezione. Si possono togliere questi pannelli e agganciarli al petto per simulare lo spolverino. Io lo metto così perché non è un'operazione velocissima e lo faccio fuori camera. Comunque questo è robot. Ed ecco Crosshairs in modalità robotica. A me sto spolverino sinceramente non piace per nulla. Anche perché costringe il robot a stare a braccia divaricate in questo modo ed è veramente brutto da vedere. Non mi dispiace la scultura del volto, però per il resto queste parti attirano
tutta l'attenzione e veramente non è una bella cosa perché fanno veramente schifo. Poi anche questa parte retrostante che dicono che debba simulare la parte posteriore dello spolverino che svolazza, però secondo me non sapevano dove metterlo come keyboard. Ci fosse almeno un'altra cerniera qui in modo da poter ripiegare in sopra o in dentro il cofano, ma no, lasciamolo così. Anche perché se questa deve essere una parte dello spolverino e questa deve essere una parte dello spolverino, il fatto che non siano collegate è una cavolata. Boom. La scultura non è affatto male, diciamocelo, la scultura non è male, ci sono parti scolpite anche qua all'interno e soprattutto qua sulle braccia c'è uno stereo, credo, e sembra un cruscotto, un radar, un tachimetro, boh, non so bene cosa sia, comunque c'è un qualcosa di scolpito qua, ma ovviamente figuriamoci se lo colorano. Le colorazioni belle bisogna metterle nel platinum, così le dobbiamo pagare di più. Ecco. Come altezza, e abbassiamo un altro punto dolente, siamo sui 12 cm e mezzo. Questo è un deluxe. Questo non è un deluxe. Cioè è venduto come deluxe, ma non è un deluxe. È più di una testa più basso di questo che già era più basso del solito. Questo è un Voyager, troneggia, ma non perché sia alto lui, è perché lui è un nano di... Vabbè, e cosa carina è che ha altre due pistole nascoste qua all'interno dello spolverino, che però non possono rimanere in quella posizione anche in modalità alternativa perché appunto ci vanno queste parti in gomma dello spolverino. E dato che devono stare così piegate, io ho paura che si rompano facilmente. Passiamo alle conclusioni, se no lo mangio questo modello. Age of Extinction Deluxe Crosshairs. Questa linea mi sta abbastanza deludendo per quanto riguarda i veicoli. A parte Optimus Prime, gli altri veicoli sono decisamente sottotono. Molto, molto sottotono. Potrebbero fare decisamente meglio con tutti i modelli belli che hanno creato nel passato e hanno dimostrato con l'Optimus Voyager di poter fare decisamente di meglio di delle cose del genere. Voglio dire, persino il Power Attack mi sembra più appetibile di questo. Per fortuna hanno fatto anche dei Dinobot che non sono male. Comunque questo, se potete evitarlo, evitatelo perché non vi perdete assolutamente nulla. E detto questo, direi che possiamo chiudere qui. Commentate, iscrivetevi, visitate autorobot.it. Mettete mi piace sul video e noi ci sentiamo alla prossima video recensione. Molti dei particolari scolpiti sono anche colorati. Non è vero? Devo smettere di dire cazzate.